scuola, ragazzi, si riparte. Abbiamo penso un chilometro o due di strada che speriamo non salga nessuno. Magari ti avvicini un po'. Speriamo che non salga nessuno perché era terribile. Adesso vediamo, dai. Vabbè, comunque non abbiamo molto pagato. Bello, sì. Molto bello qui. Non abbiamo pagato niente per dormire. Abbiamo solo comprato il formaggio. Ma perché l'abbiamo voluto noi, eh? Però gentilissimi, e poi il formaggio ve lo sapremo dire, dalla faccia sembrava buono. Ok, ci rifacciamo sta stradina, speriamo. C'è un po' di traffico, vedo passano avanti e indietro. Ma se non c'è nessuno, le stradine dell'Antonella queste. C'ho già l'ansia. Va. L'ansia ti deve venire se troviamo qualcuno. Grazie, io mi preparo prima, no? Mi porto avanti col lavoro. Io scendo, vuoi che scendo a fare fermare le macchine, con la paletta rossa di mio figlio della protezione civile, eh? Non ce l'ho, cacchio. Adesso siamo scesi di qua, no? Sembra di essere nella giungla. No, la giungla è peggio, ci sono i leoni che ti passano davanti. Ma leoni non ne vedo per ora. Però allora, stiamo andando a Cayerre e arriveremo lì alle 12.20. Ecco, guarda Enrico, ancora il camion che abbiamo cercato di prima. Niente, siamo perseguitati dai camion che vanno più forti delle macchine, però sono una bella barriera davanti a noi, d'altra parte. E questa è la strada e qua possono andare. Stiamo andando a Cayerre, e dove ci fermeremo a mangiare, c'è un lago vicino. E siamo a 1200 metri, perciò farà frescolino perché già qua non fa più caldo. E poi faremo la strada che riusciremo per arrivare al Pas du Gard. Siamo a 950 metri di altitudine. Adesso abbiamo preso una strada un po' più stretta, come si chiama la D? D500. Mendigul. Mendigul. Ma che casette però, tutte di pietra, sì, che sì, roba. Sì, sì. Ragazzi, altra stradina nel nulla. Siamo a 1200 metri, eh. Tento a sinistra. Svolta a sinistra. Sulla D40. Oh ragazzi, sono sceso un attimo, fa un freschino qua. Siamo a 1266 metri. Questo è il panorama. Bello, bello. Poi tranquillo, le strade sono spettacolari. Non c'è una buca, bello. Aspettiamo. Paesini spettacolari. Veramente. Però comincio a avere fame io, ragazzi. Sì. Guarda che casette, tutte le casette di pietra. Sì, ma troppo belle. E pedra. Guarda lì.
si riuscirà a vedere. Lì, lì, guarda, quello lì davanti. Quello qua, vedi? C'è la statua spettacolare sopra la montagna. Aiuto! No, quello là l'hai fatto. Quale? 791 abitanti. Ok, ragazzi, allora siamo arrivati a Caires. Adesso, quanti abitanti, Anto? 791 abitanti. E chiaramente abbiamo trovato sto coso davanti, proprio è uscito adesso. Questa è una zona agricolissima. Adesso però dobbiamo arrivare a un lago, a un laghetto. Adesso andiamo al Lac du Bûcher, che è praticamente a 2-3 km di Caires, e ci fermiamo per mangiare e riposare. Poi magari andiamo a fare un giretto nel paese, che è un paese di 791 abitanti. Sì, nel frattempo non è morto, è nato qualcuno, sono 792, 790, dipende. E poi basta. Ecco, così si capisce meglio, c'è scritto lì. Lac du Bûcher. Guardate che bosco, raga. Fantastico. Siamo tornati a Mizzega, 1260 metri. Allora, ragazzi, questo c'è un parcheggio bello, cacchio. Noi ci mettiamo, vediamo un po'. Mettiti qua. Ci mettiamo qua, guarda. Sì. Oh, c'è la 500. Piazzo qua così. Anche fare il giro e andare più avanti. Ok, abbiamo trovato un bel posto, mi sa. Vediamo un po' com'è. C'è una specie di una strada che scende. C'è sta stradina qua. Era bella da fare in bici. Oh, ragazzi, il posto è spettacolare. Si sta da Dio, il clima è da Dio, mi sa che però se dormiamo qua c'è da accendere il riscaldamento, ma penso che andremo ancora un po' avanti. Qui ci sono altri due camper. Vediamo un po' Antonellina che ci fa di buono. E poi metto la videocamera sotto carica, che già scarica. Vuoi un risottino? Ah, oh, sono venuto apposta a chiederti cosa c'era da mangiare. Vuoi un risottino? Un risottino della Bofrost o del Lidl? No, del Lidl. Ok, vai di risottino del Lidl. Ok. Gusto? Cosa abbiamo di buono allora? Risotto. Questo con qua? Di cos'è, vediamo. Radicchio e scamorza. Va bene, poi assaggiamo i formaggi. Esatto. Eh? Sì. I formaggi che abbiamo comprato stamattina. Sì. Buon appetito. Buon appetito. Risottino. Allora com'è il programma, Anto? Cosa facciamo? Non lo so, sono andiamo a vedere il fiume. Mica, allora il tablet non capito, ieri l'avevo impostato che andava, non prende più un cazzo, non prende più la rete, non capisco perché. Meno male che il telefono funziona. E Anto? Boh, io adesso non prendo più niente col telefono. E vabbè, ma dove stiamo qua? Qui a dormire o ci spostiamo? Qua. Dopo guardiamo cosa dopo fare. Dopo guardiamo, dai, cosa fare. Sì, se star qua a dormire. Guardiamo il lago com'è. Il laghetto, c'è, cioè, carino. Sì, non è grande, l'ho visto col drone. Un lago vulcanico, visto. Vabbè, mangiamo. Stiamo assaggiando questi due. Uno è il pepe. Mamma mia. Questo col pepe e questo, Anto? Con le erbe. Con le erbe. Sono forti? No, buono, buono. Olio il pepe. Ti gusta? Mi gusta. Ma mangiai tutte le ciliegie, guardate, me le mangia tutte. Poi sta male. Ok, andiamo al lago, c'è scritto 10 minuti a piedi. È uno spettacolo, è tutta una pineta, ragazzi, gigantesca. Bellissimo. Tanto se n'è già andata. Vedo il lago. Ecco il lago. Se andate di qua c'è un ristorante per questo sentiero. Che bello! Può fare tutto il giro, guarda. È
quello è il ristorante. Il ristorante, sì. Quello che ho filmato col drone. Guardate che spettacolo. Sembra bello, eh? Il lago del Piano. E com'è tranquillo. Mamma, pensa che pace. A farsi il bagno. Dici che si riesce a fare il bagno? Sì, parlavano di gente che si era fatta il bagno, c'erano su questo, quando ho letto su Parfortnite, dicevano bellissima Kaires, poi bello il lago, abbiamo parcheggiato lì e abbiamo fatto il bagno. Facendo il giro del lago. Bello. Dopo vi diciamo quanti chilometri sono. Bello, bello. Bello, eh? Sì. Sì. È proprio bello. Siamo arrivati al ristorante. Qui abbiamo tre barchette. Qua ci sono i pedalò che puoi affittare. Stavi dicendo, Anto? Che questo lago è un lago vulcanico, praticamente nato da esplosioni del cratere di vapore che arrivò praticamente senza far uscire il magma, ma soltanto esplosioni di vapore. È profondo fino a 100 metri in mezzo. 100 metri? Sì, sì, è profondissimo e si è riempito d'acqua dopo. E vabbè, è così, è un lago vulcanico dovuto a queste esplosioni. Abbiamo fatto 2 km 470 metri in 36 minuti. Allora, abbiamo deciso di andare un po' avanti, gradino, Anto. Porca miseria. Di andare un po' avanti a Peir. Peir? Peir du Brac. Peir du Brac. Anto ha visto che c'è qualche aria sosta, non so. Anche portellone aperto. Vediamo un po', ecco. Tutto aperto abbiamo lasciato. Facciamoci questi 64 chilometri in un'ora e 10 minuti, dice. Vediamo un po'. Fantastico. Tutte le ginestre fiorite. Che roba, ragazzi. Che stradine. Che posti. Guarda quanta curva. Gli scopritori delle... Sì, sì, guarda che roba. Bello. Anche là in fondo va tutto giallo. Izzica, ragazzi, guardate che roba! Spettacolo di paesaggio! Bellissimo! Forse è il pezzo più bello che abbiamo fatto in questi... Anche giù lì, ma che bello! Porca miseria! Spettacolo! Quel ponte là poi, non capito, ma è della ferrovia o la strada? Boh. Wow! Regione Occitania. Stiamo entrando in Occitania, raga. Sciap che 4 metri, hai visto? Guarda. Che occhio che ho. È
Che occhio! Tutta una curva. Piccolo intoppo sulla strada. Non so se si vede quel paesino, guardate che bello. Grandieu. Come si chiama? Grandieu. Grandieu si chiama. Magari così si vede meglio. Yeah. Yeah. Bello, cos'è? Un ristorante? Un albergo? Un ristorante. Parcheggio. Siamo arrivati a Peir, non so come si pronuncia, leggete voi. Siamo qua in alto sul paese. Adesso andiamo a vedere se troviamo due cose per fare la spesa. Ciao, vediamo se c'è un negozio qua. Bar ci sono, però non lo so, la posta c'è. Dai, abbiamo già trovato il supermercato. Sono anche. Piccolino qua. Prendere la birra? Vediamo se c'è qualcosa. Dovrò scegliere anche qualche vino. Qui c'è un po' di vinelli. Boh, vedremo. Dai che abbiamo trovato anche il panettiere. Patisserie, cioccolati. Vieni tu perché io adesso non mi assumo responsabilità di prenderti il pane. Prendi il pane buono anche. Io dici te. Questi con le fragole, dai. Ne prendiamo uno. Uno? E lo mangio in carta. Uno a testa o uno per tutte e due? E qui? Non è preso, sta preso, preso. E tu, basta! Adesso ci facciamo la briochina. Io ho guidato tanto, sono stanco. Altro posticino doc, ragazzi, guardate un po'. Nel giallo, dipinto di giallo. Guarda. Forte. Antonellina, buongiorno. Siamo al quarto giorno. Sì. Allora, non è tanto in forma Antonellina, si è svegliata con mal di collo. Vabbè, mi sono messa la mia crema che faccio io. All'arnica, artiglio del diavolo e gualteria dovrebbe passare. E adesso ci spostiamo a Tolosa. Uh-huh. Sì. Carichiamo, che qua è comodissimo. Esatto. E poi andiamo. Il tempo è così. Vabbè. Si sta un po' annuvolando, danno pioggia. Verso le 11 mezzogiorno. Verso mezzogiorno a Tolosa. Ok, raga, ci vediamo dopo.
Facciamo l'acqua, svuotiamo la cassetta. Guardate che hanno messo, ci sono le colonnine qua con l'acqua, pensate. C'è l'acqua e la corrente. La colonnina. E dietro c'è la corrente. Allucinante. Ma c'è scritto 5 euro al giorno, ma qua non si è visto nessuno. Non lo so. La basura? La basura non lo so, tanto. Partito, sì, sì. Anto va a vedere se trova la basura. Allora, Anto, ho visto che c'è la cassettina, che ho scritto che se non passano entro le 9:30 si mettono 5 euro nella cassettina. Giusto? Niente, spazzatura. Scritto in francese, te non avresti mai capito. Spazzatura non si trova, non c'è. La basura non si trova, poi la butteremo per strada, in un bosco come fanno tutti.